per la divisione cellulare. Smettetela di fissarmi con quel macro microscopi. Sento i vostri sguardi curiosi. Ma cosa potete pretendere da me? In fondo sono semplicemente una struttura cilindrica di microtubuli raccolti a tablette. Non possiedo nessun lussuoso materiale proteico iperdenso. Verso gli altezzosi nuclei. Solo perché grazie alla precisione della loro matrice nucleare possono permettersi la presenza delle tante adorate aree ipertense, che attirano sempre l'attenzione. E sempre lì che basta avere l'occhio, che attirano sempre l'attenzione. E sempre lì che basta avere l'occhio. Scintillanti nuclei generosamente apposti sopra gli organizzatori nucleari. Ma io sono in parità citosomiche, per reticoli endoplasmatici lisci e rugosi che siano. E ribosomi e citoscheletri festanti, apparati di Golgi fieri di esserlo, senza alcuna invidia per gli isosomi vacuoli. E forse, in fondo, anche i mitocondri meritano una possibilità. Anche se con quelle dimensioni esagerate e quel genoma tutto loro, non è che ispirino poi tutta questa fiducia. Ma alla fine, ciò che ci accomuna è un semplice desiderio di materiale proteico iperdenso. Tutto ciò che ci accomuna è un semplice desiderio di materiale proteico iperdenso. E io continuo a gridare, però non chiamo scintillare. E io continuo a gridare, però non chiamo scintillare. E io continuo a gridare, però non chiamo scintillare. E io continuo a gridare, però non chiamo scintillare. E io continuo a gridare, però non chiamo scintillare. E io continuo a gridare, però non chiamo scintillare. E io continuo a gridare, però non chiamo scintillare.